Buonasera a tutti e bentrovati di nuovo con noi a Zona Franca, la rubrica web di Grottaglie Time e Tarantini Time che tende a valorizzare tutti gli artisti e talenti del nostro territorio. Questa sera sono con noi due giovani protagoniste dello sport, Lara Pozzessere. Ciao. E Martina Marseglia. Buonasera. Allora, cominciamo da Martina. Allora, Martina, tu oramai si può dire che sei una nuova promessa grottagliese per quanto riguarda l'atletica leggera. Come hai iniziato? Sì, diciamo che io praticavo calcio, poi durante una gara di scuola il professor Catalano mi ha chiesto di provare atletica, questo nuovo sport. Ho provato e mi sono appassionata. Attualmente chi è la tua allenatrice e quanto tempo comunque dedichi a questo sport? Allora, 2 anni fa mi allenava Marta Lo, poi ora mi allena Ottavio Andriani di Francavilla e diciamo che pratico atletica praticamente tutti i giorni, a parte la domenica. Quindi si vede proprio l'entusiasmo, la passione nei tuoi occhi. Che cosa provi quando corri? Beh, mi sento libera, poi quando sono nervosa riesco a stare serena e a dare il meglio di me in qualche modo. Una bellissima ragazza, peraltro, Martina. Tu stai già producendo dei risultati, nonostante i sacrifici tuoi e dei tuoi genitori, stai vincendo tante medaglie. A chi le dedichi? Sicuramente i miei genitori mi seguono dappertutto e a parte a dedicarle a me stessa le dedico sicuramente a loro e al mio allenatore che mi segue ogni giorno. Vogliamo fare un appello a tutti i ragazzi giovani come te per avvicinarsi allo sport, Martina. Io penso che io vivo nello sport e penso che quando crescerò il mio lavoro sarà sempre nel mondo dello sport. Per tutti coloro che non praticano sport, secondo me dovrebbero farlo, perché lo sport non aiuta solo a stare bene fisicamente, ma aiuta anche a stare bene mentalmente. Penso che anche i genitori debbano stimolare questi ragazzi e magari anche quando piove non devono aver paura, casomai si raffreddano, ma mandarli comunque, perché quello è il bello. Crescete sani e forti, chi è il tuo mito? Il mio mito, Daphne Schipper, una 200 metrista di atletica, e poi vari calciatori che diciamo sono molto appassionata al calcio, quindi vivo nel mondo dello sport in piena regola. Allora dai, facciamoci qualche amico tra i nostri lettori. Di che squadra sei? Juve. Complimenti, bellissima squadra, condivido. Allora adesso passiamo a Lara, la nostra piccola Lara. Lara, tu invece fai nuoto. Come hai iniziato e come si svolge la tua giornata? Ho iniziato da tre anni e mezzo e la prima giornata mi sono divertita tanto con il mio maestro nella piscina piccola e abbiamo giocato. Che cosa hai imparato allora in tutti questi anni, in questi 3 anni? Che cosa ti piace di più del nuoto? Ho imparato tante cose, tutti gli stili e mi piace tanto il nuoto perché si vincono tante medaglie e pure le coppe. Esatto, quindi tu ti impegnerai e sappiamo che avremo un'altra campionessa sicuramente. E, diciamo un'altra cosa, vogliamo salutare anche noi, i tuoi amici e parenti? Voglio salutare soprattutto il mio maestro e la mia famiglia, il mio maestro Christian che mi sta ancora imparando quest'anno. E senti Lara, tu continuerai a fare nuoto o che cosa vorresti fare da grande? Continuerò a fare nuoto, però da grande vorrò diventare come la Pellegrini. Accipicchia. Però intanto continuiamo ad andare a scuola, vero Lara? Vero. Va bene, grazie alle nostre giovani ospiti per aver accettato il nostro invito. Tanti auguri per tanti successi. Ciao Martina, è stato un piacere. Grazie dell'ospitalità, è stato un piacere. Grazie a te. Beh Lara, ci vediamo presto, allora ci conosciamo da tanti anni, quindi ci possiamo vedere quando vogliamo, è vero? Noi salutiamo tutti i nostri lettori e amici di Zona Franca, ci vediamo alla prossima puntata, grazie per essere stati con noi.